passo più lungo. Tornata la vittoria che ci voleva. E la squadra è partita bene e siamo riusciti a sfruttare tutte le opportunità che ci sono state concesse e poi dopo, come succede un po' quest'anno, succede che 20 minuti alla fine probabilmente ci siamo un pochino troppo rilassati e un po' mi ha fatto arrabbiare questo, perché in un momento così serve anche una concentrazione per tutti i 95 minuti, però era importante un risultato positivo, perché oggi la partita sarà messa anche bene per noi. Però io continuo a dire che gare facili non ce ne sono, perché sulla carta sembrava dopo 2-0, 3-0 una partita facile, però il Barletta, che ha pochissimi punti, aveva fatto i punti con il Perugia senza prendere gol, con il Lecce senza prendere gol, ha vinto a Gubbio. Quindi sono partite, questo è un campionato estremamente equilibrato dove chiunque può battere chiunque, perché in questo momento qui non c'è una squadra, o meglio, mi sembra che l'Aquila abbia il passo di una squadra che può rimanere nei quartieri alti. Oggi si è fermato il Frosinone. È un campionato dove noi dobbiamo trovare continuità, quello sì. E la continuità non solo di risultati, ma anche di prestazioni per tutti i 95 punti. Mister, la vittoria di oggi è stata convincente anche nel risultato, però nonostante tutto la squadra ha continuato a esibire i vecchi difetti, ne parlava anche prima di noi. Oltre a quella di prendere gol abbastanza facilmente, prendere gol su punizione, anche quella di sbagliarne parecchi. Cosa ne pensa di questo? Perché anche oggi ne abbiamo sprecato diverse varie gol importanti. Sì, probabilmente sono stati momenti della gara che ci ha girato meglio. E per noi il fatto che creiamo tanto, non si può dire una squadra che gioca male se crea almeno 7-8 palle gol a partita. La squadra tira in porta, vabbè, non hanno idee, noi ci arriviamo là davanti. Probabilmente in questo momento qui oggi sono girati bene certi episodi, perché hai trovato gol con Campagnacci, la seconda occasione hai fatto gol con buon aiuto, poi la partita è chiara che in quel momento lì si è messa nei binari giusti, ma la squadra per 70 minuti ha fatto quello che doveva fare. 20 minuti alla fine probabilmente una punizione, più che il secondo gol, il primo gol che è stata una barriera floscia. E lì mi sono arrabbiato, perché poi le partite fino alla fine non sono mai chiuse se uno non ha la concentrazione alta. Quindi è una squadra che in questo momento qui però era importante tornare a vincere, perché la classifica rimane comunque una classifica corta e noi, che siamo un pochino indietro rispetto alle altre, bisogna cercare di cominciare a fare altri punti pesanti fuori casa, per esempio, e soprattutto, ripeto, avere sempre una mentalità che in questo campionato qui e non dobbiamo mollare niente fino alla fine. Mister, oggi sono arrivati comunque segnali importanti come quello di Delisio nel ruolo di terno centrale e poi Campagnacci sulla sinistra, quindi anche in vista della prossima sfida, insomma, sono risposte positive. Sì, ma hanno fatto bene tutti e due, sono contento per Carlo, perché è un ragazzo, non ho mai mollato niente in allenamento, un ragazzo serio. Questa è una squadra di bravi ragazzi, di gente che io non ho niente da rimproverare a nessuno. Quindi a volte mi trovo anche spiazzato nel criticare, anche se allora è giusto che magari che si critichi l'allenatore se non siamo soddisfatti di quello dello spettacolo che si propone. Però ai giocatori, sotto l'aspetto dell'impegno e dello spirito di sacrificio, dello stare nello spogliatoio, questo è un gruppo straordinario. Non so se basta, però io ho la certezza di questa cosa, però so che allo stesso tempo dobbiamo crescere come squadra. Spero che adesso questo periodo così un po' naif sia passato, e uso il termine naif perché a volte certi episodi hanno condizionato non poco questo periodo, però la squadra non ha mai mollato, la squadra ha sempre cercato di fare quello che io gli proponevo durante la settimana, quindi io
come ho detto prima, mi dispiace per i 20 minuti finali, che volevo una prestazione perfetta, e quello da allenatore mi fa arrabbiare. Come uomo invece io so che questa squadra qui le certezze me le dà durante la settimana, le dà attraverso le prestazioni, anche quando non sono venuti i risultati. E io riparto da queste convinzioni qua, il resto poi avrà il tempo a dire se ho sbagliato o meno. Mister, ma quello che conta non sono le sensazioni che lei ha durante la settimana, purtroppo per lei sono i risultati finali. Oggi è andata bene, insomma altre volte no. Non vedo come lei possa dire di essere soddisfatto di quello che i ragazzi fanno durante la settimana. L'importante è la domenica sul campo. L'importante è la domenica sul campo, però a volte non sempre si riesce a esprimere quello che uno fa durante la settimana. Io rispetto la sua convinzione, io rimango della mia convinzione, che un allenatore cerca di fare il meglio e soprattutto quando ha la sensazione che la squadra lo segue. Se poi non avessi questa convinzione, io non è che sono qua per forza. Mister, la decisione alla fine di non schierare più Montiel come vertice basso, la cosa è privata? Dal fatto che, come prevedevo, loro hanno mascherato questo 3-4-3, ma con un vertice alto, venivano a prendere sempre. Su Montiel avevano messo, sapevo che veniva sempre a prenderlo Mantovani, quindi a quel punto lì è inutile abbassare un vertice basso che viene marcato sempre. Ho lasciato più possibilità a Carlo di poter giocare, perché il loro centrocampista di riferimento non veniva mai a prenderlo, e devo dire che insomma per 70 minuti la cosa è riuscita a prendere. Mister, lo scorso anno da Catanzaro è partito il suo campionato tirando proprio il Catanzaro in casa. Ora la trasferta di Catanzaro potrebbe far ripartire un nuovo campionato del Benevento. Ma lo auguro, ma io ragiono partita per partita, non mi attacco né ai ricordi né a quello che... Io sono qua e, come ho detto prima, questo è un campionato che non si può decidere adesso, che tutte le squadre attraverseranno un periodo poco brillante. Io, quelle che sono avanti a noi, ve lo posso assicurare che sarà il periodo, il Lecce l'ha già passato, noi abbiamo avuto questo periodo così un po' dove non sono mancate le vittorie. È chiaro che pareggi non portano sul punto, però il fatto di non perdere, noi abbiamo perso due gare fino adesso che bruciano, mancano ancora quattro partite alla fine, dobbiamo cercare di fare più punti possibile queste quattro partite. Sapendo che, come ho detto prima, io non... il risultato finale, il mio umore lo deve condizionare il lavoro della settimana, poi il risultato finale è chiaro che è più alla merce degli altri, no? L'allenatore deve guardare il proprio lavoro, non, come ho detto prima, da allenatore i 20 minuti finali è chiaro che mi fanno arrabbiare, però i 70 minuti iniziali e soprattutto come ce l'avamo preparati questa settimana, a me aveva dato sicuramente molti più sicurezza. Ok, grazie.